ringrazio Carlo Piccardi per non solo per l'invito nella sua serie di lezioni e di conferenze, ma anche per questa introduzione che inquadra la figura di Francesco Hocken in un contesto che voi conoscete bene, nel senso che io, per quanto abbia frequentato da vicino, abbia collaborato con iniziative sorte qui, ma comunque sono una figura in qualche modo esterna a questo bacino culturale, sulle cui caratteristiche provinciali però non insisterei, perché a mio avviso invece il Ticino è un crocevia importante di esperienze e anche una zona in cui diciamo aree culturali differenti si permeano reciprocamente, e Francesco Hock è anche il prodotto di questa osmosi. Io diciamo comincerei col dire che intanto sono molto contento di essere qui, e lo sono per ragioni diverse e che non sono esterne alla natura di questo incontro, che è inteso prima di tutto a festeggiare Francesco Hocken in occasione dei suoi 80 anni che compirà, se non sbaglio, fra una settimana giusta. Ma proprio il fatto stesso di ritrovarci qui tra vecchi amici, e nello stesso tempo in questo plesso amicale sono anche lusingato dal fatto che Francesco abbia nuovamente voluto che io tornassi a parlare del suo lavoro, a partire da alcune cosette, alcuni testi che gli ho dedicato negli anni, e tutto questo è successo quasi sempre in occasione di ricorrenze, no? Momenti anche importanti della sua carriera. Per prendere a prestito una sua espressione, io stesso forse sono diventato un ostinato variabile, insomma, perché se devo dire che forse non sono nemmeno all'altezza di parlare con la competenza necessaria di un artista che ha allineato ormai circa un'ottantina di opere, non è poca cosa. Un'ottantina di opere tra le quali forse ci saranno anche dei componimenti magari di occasione, ma sicuramente non c'è niente che sia meno impegnato di altri, perché Hock è un artista sì prolifico, ma non, come si sarebbe detto una volta, di facile vena, e questa è una caratteristica che vedremo molto spiccata nelle quattro parole che metterò insieme. Perché per lui la pratica della composizione si è accompagnata e si accompagna tuttora sempre a una qualche forma di giustificazione anche teorica, no? Ma soprattutto per lui fare musica ha sempre significato simultaneamente produrre e comunicare la consapevolezza delle sue motivazioni. E sempre a mo' di introduzione, ma appunto un'introduzione che è già in medias res, nel mezzo del discorso, per me è anche importante partire da un ricordo personale. E la mia conoscenza con Francesco Hock è antica, veramente antica. È infatti data dagli anni in cui, insieme a un gruppo di giovani musicisti e operatori culturali ticinesi, sono quasi tutti qui, li voglio ricordare, perché sono anche degli amici, Mario Conforti, Osvaldo Tritten, Renzo Rota, che non vedo, forse non riconosco, ma comunque c'era anche lui, Francesco animava le attività concertistiche di un'associazione importante, benemerita, Oggi Musica, che è tuttora esistente e che sono andato a visitare sul loro sito, e devo dire che purtroppo registra soltanto gli ultimi anni dell'attività nel loro archivio online. Sarebbe opportuno, secondo me, che veramente si arricchisse di informazioni relative a tutte le attività passate, perché sono state molto importanti. Io venivo da un po' lontano, qui da Milano, poi da Venezia, da Padova, e ci si metteva volentieri in viaggio per venire fin qui e conoscere esperienze nuove, esperienze fresche, autori e performer di cui magari avevamo letto su qualche rivista specializzata o anche soltanto avevamo conosciuto per passaparola, che funzionava molto meglio di internet negli anni 70, e questi artisti che Oggi Musica presentava non trovavano spesso spazio presso rassegne o festival di musica contemporanea più istituzionali,
Spesso noi venivamo a contatto con personaggi che sarebbero diventati molto noti svariati anni più tardi, come tra i tanti, penso a una serata con Laurie Anderson davanti forse a meno di 100 persone. Ecco, quegli orientamenti, gli orientamenti di questa associazione, di cui Francesco era uno degli animatori, fondatore e animatore, erano perfettamente consonanti con quelli che io stesso, insieme a un gruppo molto simile di amici, musicisti e non, proponevo in quel di Padova presso un'associazione legata all'università. Stiamo parlando di circa 45 anni fa. Oggi Musica nasce nel 1977, la nostra Musica Oggi, legata a un centro studentesco più antico, invece nasce nel 78. Ecco, in quegli anni lì non esisteva ancora un festival, una rassegna che mettesse in contatto pratiche di ricerca differenti. Intendo i mondi della composizione anche nelle sue declinazioni più radicali. Il mondo della ricerca elettroacustica che si svolgeva per lo più in laboratorio. Il mondo dell'improvvisazione post-jazzistica, anche questo abitava un altro ambito, o le esperienze multimediali che all'epoca non erano accomunate, diciamo, dalla mediazione del digitale, erano confluenze di media che avevano anche strumenti tecnici differenti. Nell'analogico il multimediale era integrato in modo assai diverso da come lo vediamo integrato oggi. Ecco, tutto questo abitava delle cerchie di artisti, abitava dei sistemi produttivi, abitava dei circuiti distributivi diversi e separati. Penso per esempio a quando nel 76 la Biennale di Venezia ospitò i compositori minimalisti americani. Furono un'eccezione luminosa nella storia dell'istituzione e di un festival che poi tornò a difendere un canone compositivo molto più consolidato, molto più tradizionale. Ecco, allora, noi curatori giovani procedevamo più che altro per intuizione, ci sentivamo in sintonia con curiosità e magari con affinità, magari avvertite insieme agli artisti stessi, ed eravamo dell'idea che mentre i linguaggi forse stavano convergendo, però le pratiche con i loro risvolti sociali invece erano ancora separate, però non potevano rimanere ancora rigidamente distinte. Ecco, in questa compagine di persone, anche di studiosi, di formazione, comunque di artisti o appunto di curatori, eravamo un po' più giovani. Francesco Roch non soltanto era la figura esperta, essendo già oltretutto un compositore affermato, era già attivo da almeno una decina d'anni come compositore, ma proprio in quanto artista aveva già messo a fuoco e aveva già maturato questa convergenza di materiali, scusate che ho sbagliato il foglio e sto dicendo una cosa che non devo dire. È bella questa, vedete come succedono queste cose. Dicevo che come artista Francesco aveva già maturato questa convergenza di culture musicali, no? Di culture musicali in cui noi stavamo crescendo in un modo appunto ancora molto intuitivo e ancora relativamente acritico. È probabile che la sua generazione sia stata la prima ad accogliere queste diverse ed eterogenee influenze. E senza accomodarle dentro una gerarchia, senza subire la gerarchia di queste diverse culture musicali. Allora, Francesco stesso si è raccontato, si è spiegato in molte occasioni e in differenti fasi della sua carriera, parlando soprattutto delle sue motivazioni iniziali, in modo però non aneddotico, però cercando di cogliere in retrospettiva il nucleo del suo pensiero e del suo fare, della sua azione. E di questo racconto colpiscono alcune cose. Prima di tutto che la sua vocazione di musicista
si sviluppa a partire da un immaginario che invece è orientato diversamente, è orientato alla sfera del visivo, del visuale, e in particolare a quella che possiamo chiamare l'esperienza astratta. Dicevo che dall'esperienza precoce, dall'esperienza infantile addirittura, liberatoria, di associare i segni nello spazio, che si è sviluppata un'attitudine che soltanto più tardi, e a contatto con uno stimolo decisivo, si radica nell'ambito della creatività musicale. Questo stimolo è l'ascolto all'età di 18 anni di una composizione epocale, oggettivamente importante, che è Il Gesang der Jünglinge di Karl Heinz Stockhausen. Ora, Il Gesang der Jünglinge è una composizione del 1956 che alle orecchie di un diciottenne negli anni 60 era ancora un'esperienza non consumata, non consegnata alla storia. E questo testo musicale è un importante tappa, diciamo, nella creazione di un nuovo vocabolario e di una nuova sintassi musicale, ma anche di un nuovo mondo sonoro, perché con Il Gesang der Jünglinge Stockhausen intende costruire un universo linguistico coerente per mezzo della costruzione di una continuità precisamente calcolata tra la dimensione vocale, che non è la vocalità della storia della musica, è una vocalità neutra, è una voce bianca, una voce infantile, che però è privata e dissociata da tutto il portato espressivo che la voce bianca ha rispetto al repertorio a cui la associamo. La continuità tra questa vocalità neutra e la sonorità generata elettronicamente, il suono di sintesi. È una composizione seriale in cui i parametri della composizione sono tutti posti in rapporto reciproco tra loro, e soprattutto il rapporto dei parametri si arricchisce di due elementi importanti, che è appunto la creazione sonora: la vocalità appunto neutra della voce bianca e la sonorità elettronica. C'è uno degli aspetti della serializzazione di questo pezzo, non mi dilungherò perché non è di questo che devo parlare, ma mi serve dirlo, è la scala dei gradi di comprensibilità, perché c'è una scomposizione fonematica nel testo, che è un testo sacro, e la costruzione di una continuità nel suono elettronico con la dimensione semantica del pezzo. Ora, voi potete capire da questa descrizione, se non conoscete il pezzo, che è comunque un pezzo piuttosto famoso, come questo pezzo sia il tentativo di costruire un totale inaudito, un inaudito coerente e totale. E su Hoch, diciottenne, questa esperienza è decisiva, perché lui riferisce di avere appunto avuto la rivelazione di un mondo sonoro a cui si sente, come dire, di aderire spontaneamente, la novità e l'inaudito, e questa novità e questo inaudito è quello che improvvisamente gli fa apparire ogni linguaggio musicale tramandato come retorico. Allora, qui ci sono due osservazioni e due citazioni, in un certo senso. Una da Stockhausen stesso, che 30 anni dopo questa composizione, ma senza riferirsi a questa composizione, sembra che vada proprio incontro a questo tipo di esperienza, perché in un testo dedicato alla pedagogia musicale, che lui scrive addirittura nell'86, dice questa cosa: per evitare che la formazione diventi un fatto troppo meccanico, i genitori e gli insegnanti dovrebbero portare i bambini ad assistere a buone esecuzioni musicali, ma possibilmente di musica nuova, non solo di musica del passato, perché è proprio incontrando qualcosa di sconosciuto, qualcosa che non è ancora stato spiegato e non si è ancora affermato come qualcosa che ha un valore storico, è solo così che l'anima si risveglia, si forma e diventa autosufficiente in un modo molto speciale. Quando qualcosa è nuovo, nessuno sa che cosa sia effettivamente giusto e buono. Ognuno deve decidere da solo, secondo il proprio istinto e il proprio sentimento musicale. Allora, proprio questo istinto, no, che si risveglia, e ho trovato un'altra convergenza, pensando, riflettendo un po' queste cose,
con un altro compositore all'epoca giovane, più o meno della generazione di Francesco Hoch, che però ha esordito un po' come un fan prodigio più giovane, che era Salvatore Sciarrino. Questo effetto di rivelazione a confronto con la nuova musica è proprio qualcosa che fa apparire il linguaggio musicale tramandato qualcosa di retorico. La stessa cosa, ho trovato le stesse cose in Sciarrino, dice: avevo paura della retorica, no? Soprattutto quando parlavo, sentivo parlare, se ascoltavo la musica romantica, avevo una reazione di repulsione, mi dice, perché io ho sempre cercato la stilizzazione dell'emotività, non ho mai sopportato l'urlo. Ecco, vedo qui proprio una convergenza molto chiara sul rifiuto di una emotività rappresentata in modo convenzionale, che va nella direzione di quello che Ligeti, un altro dei maestri con cui Hoch si è formato, chiamava espressionismo surgelato. Quindi anche qui, come il giovane Sciarrino, il giovane Hoch è appunto fino da subito immerso nell'esperienza astratta che dicevamo, no? E questa esperienza astratta è quella che lo fa andare incontro con un istinto sicuro al bisogno di una formazione a contatto di un maestro. Questo maestro è un maestro scelto sulla base di un criterio. Questo maestro è spesso citato, è un artista, è Franco Donatoni. Da Franco Donatoni, che insegna al Conservatorio di Milano accanto ad altri didatti molto 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 seguiti, molto, molto, molto ricercati proprio in quanto didatti, però propone una didattica della composizione completamente nuova. Sa di poter apprendere da uno come Donatoni un artigianato, ma non un artigianato, non un mestiere, non un artigianato in un certo senso neutro, ma un artigianato non implicato con le convenzioni. Però noi sappiamo che un artista come Donatoni, come già per esempio qualche anno prima, una mezza generazione prima, Bruno Maderna, aveva reinventato da capo la sua tecnica a partire da una disciplina e una struttura ancora tradizionale. Cioè nella pratica, nella critica anche del proprio mestiere, un compositore come Donatoni, e appunto anche Maderna aveva fatto la stessa cosa, si erano svincolati non da un sapere diciamo acquisito da apprendisti, ma un sapere compositivo con cui avevano cominciato a costruire la loro carriera, che era ancora, gravitava nell'ambito della musica tonale o post-tonale, ma che a un certo punto era stato completamente criticato e messo da parte in un modo anche molto rischioso. Allora questa contraddizione che i compositori di questa precedente generazione vivono fa sì che questo tramandare un mestiere, la tradizione che lo accompagna, mentre contemporaneamente la si critica, la si nega, è proprio tipico di didatti che hanno una fortissima vocazione alla trasmissione del proprio sapere, ma che sono prima di tutto dei creatori, no? Quando magari molti altri didatti sono dei mediocri compositori, ma dei buoni insegnanti. No, qui siamo proprio a confronto con personaggi che hanno una fortissima personalità creativa, ma che nello stesso tempo hanno anche là il desiderio di comunicare lo statuto così un po' ibrido e quasi contraddittorio del loro lavoro di composizione. E formarsi alla scuola di questi personaggi può essere un'esperienza molto faticosa, però un'esperienza anche molto molto fruttuosa, molto ripagante. E quanto Francesco Hoch ha riferito dello studio con Donatoni è molto simile a quanto dicevano gli allievi di un padre molto più severo di lui, Schoenberg. Sono scuole fatte soprattutto di interrogativi, di problemi. Si impara a problematizzare tutto, si impara a scegliere soluzioni pratiche sulla base di un continuo interrogarsi del perché delle scelte. E in questa prospettiva comporre musica è ricordarsi in ogni momento la responsabilità che si ha verso il proprio mestiere, verso i propri materiali e verso la storia del proprio mestiere e verso la storia dei materiali, che fa sì che quello che il problema che si applica, cioè il problema della soluzione tecnica,
diventa automaticamente il problema del proprio ruolo di artista, del proprio ruolo anche sociale, delle condizioni date. E a questo proposito c'è, questo è il terreno su cui matura poi il distacco dal maestro, no? C'è una cosa che cito ancora da un dialogo che abbiamo avuto un po' di anni fa. Dice: la mia propensione all'estrema coscienza mi doveva portare facilmente ad estendere la critica e l'autocritica anche al di fuori dell'atto compositivo. L'estensione doveva includere non solo le altre arti, ma anche aspetti di altre discipline, fino all'economia, alla politica. Ed è proprio su questi terreni che lo scontro con Donatoni avveniva periodicamente, più lo criticato, dice, per essere troppo serio, tra virgolette. Mentre lui invece si dedicava sempre di più a pratiche esoteriche che io invece sentivo molto distanti da me. Allora, sicuramente questa componente, forse direi più che esoterica, è una componente più magica o ludica, no? Che è tipica di una fase, di una certa fase di Donatoni, che è proprio la fase in cui matura l'apprendistato di Rocco. Era sicuramente incompatibile con l'impalcatura razionale in cui invece il pensiero dell'allievo si stava formando, no? E trovo però originale il fatto che il suo dichiarato orientamento marxista non lo motivasse a una politicizzazione diretta, esplicita del testo musicale, mentre invece voleva esserlo nel farsi della pratica. Faccio un esempio. Allora, anche questo è un punto di svolta, un punto chiaro. Francesco ha datato l'inizio del suo catalogo al 1968. Dopo vediamo con cosa. Ecco, se io penso alle composizioni che vengono prodotte in quell'anno dalle figure, da alcune delle figure più viste, diciamo le figure o guida delle avanguardie dell'epoca, non so, penso a Sinfonia di Berio, non so se è un pezzo che conoscete, è un pezzo molto composito, molto grandioso, una sinfonia, si chiama Sinfonia per antonomasia, no? Non ha niente a che fare con la forma tradizionale della sinfonia. È una sinfonia in cui vi sono degli esperimenti intertestuali che mettono, per esempio, Mahler a confronto con un repertorio variegato di musica contemporanea, ma lo mettono anche in dialogo con Samuel Beckett, con Claude Bistros. E poi c'è una coda giustapposta che è un'elegia sul nome di Martin Luther King, che è stato assassinato in quello stesso anno, no? Però poi penso, non so, al nono del contrappunto dialettico alla mente, in cui invece la composizione e la ricerca sul materiale, la composizione vocale elettroacustica, non in memoria del design dell'Hendling, proprio per il rapporto voce elaborazione di sintesi, e in cui c'è appunto questa dialettica tra individuo e massa, c'è una dialettica tra il nonsense del gioco fonetico sul testo di Nanni Balestrini e poi c'è un appello declamato contro il reclutamento degli afroamericani nella guerra del Vietnam, eccetera. Ma penso per esempio anche alla dissoluzione del testo musicale nelle suggestioni poetiche, utopiche o meditative in cui Stockhausen scioglie la composizione nell'improvvisazione, questo famoso ciclo di testi Hauser Zimmentage. Ecco, questo è il 68 dei musicisti di quella generazione lì. Ecco, sono tutti modi differenti di reagire a una temperie storica che provoca differenti forme di impegno. Però se noi lasciamo da parte un attimo anche il giudizio posteriore sul significato storico di quel momento, ma pensiamo invece alla soggettività di un giovane artista, appunto il nostro Hoch, che sentendosi forte di essere parte di un movimento collettivo, decide proprio in quel momento di avviare il proprio itinerario creativo. E vediamo che non è un caso, anzi è del tutto conseguente, che il momento costitutivo della sua opera coincida con un atteggiamento critico verso il fare, verso l'opera. E quindi questa opera prima è testo da consumare. Testo da consumare viene descritto così dal suo autore: è un testo in cui si incontrano o si scontrano, si giustappongono da un lato le parti vocali
con scrittura parzialmente indeterminata sulla quale gli attori devono in parte improvvisare, e dall'altra il gruppo strumentale con una materia invece complessa precisata sul pentagramma senza possibilità di improvvisazione. Questa è una descrizione, diciamo, oggettiva, neutra. Come la commentiamo? Diciamo che è la descrizione di un pezzo che non è la rappresentazione di due momenti, di due atteggiamenti, ma è proprio la messa in forma di due istanze costruttive, è la messa in forma di due comportamenti che vengono messi in rapporto dialettico e sottoposti a una verifica che avviene però soltanto nel momento in cui questa cosa avviene, in cui avviene l'esecuzione. Cioè il testo da consumare è un pezzo che vive soltanto nel momento in cui si consuma, per l'appunto, in cui c'è questo scontro tra la struttura e la non struttura, ed è una cosa che avviene sotto le orecchie e gli occhi dello spettatore. Ecco, allora qui c'è il concetto chiave, il concetto di verifica. Il concetto di verifica è molto tipico di questo momento, no? È un concetto che informa anche altre discipline artistiche, altri linguaggi simbolici a questa altezza storica, no? La verifica è in un certo senso l'alternativa all'impegno semplicistico, se vogliamo, negli anni del post 68. So, pensiamo alla videoarte, per esempio, no? La videoarte è un nuovo medium, il video è un nuovo medium che nasce e crea il suo linguaggio attraverso una verifica sulla potenzialità del mezzo. È una cosa che succede sempre quando emerge un nuovo medium. So, penso alla musica riprodotta, il cinema, però sono tutti media che si avviano, cercano la loro forma rappresentando qualcos'altro. La videoarte no, la videoarte in un certo senso rappresenta se stessa, e lo vedo come un parallelo, no? Cioè l'avvio della riflessione di Hawkes sulla composizione è una riflessione sui termini della composizione stessa. Prendiamo per esempio anche il suo interesse per l'indeterminazione, no? E per l'improvvisazione. È un interesse, come dire, parallelo, che discende da una vocazione originaria all'informale, l'abbiamo visto, no? Però si precisano in una scelta di metodo deliberata, precisa. Indeterminazione e improvvisazione sono due categorie distinte che sono spesso state confuse. Sono state confuse anche ad arte, con dolo, se si pensa come per esempio la prima ricezione europea di John Cage sia stata costruita su un malinteso creato apposta su questa cosa, no? Cage era contrario all'improvvisazione, ma lo sbeffeggiavano dicendo che la sua musica era improvvisata. No, era indeterminata, una cosa molto diversa. Però nel nostro caso indeterminazione e improvvisazione sono stati strumenti utilizzati in un modo molto più ordinato, molto più cosciente, per fare della musica anche un esperimento sociale. Francesco cita l'episodio dell'ascolto del gruppo di Cecil Taylor a Milano, credo, se non sbaglio, nel 1969. Dice: avevo persino composto un brano con scrittura aperta per quintetto jazz che doveva poi essere eseguito solo 40 anni dopo. Un contesto quindi completamente diverso. Dice: le intenzioni iniziali di queste improvvisazioni dovevano essere quasi più sociali che musicali. La liberazione dell'esecutore di fronte alla tirannia della scrittura. Sia a Milano che in Ticino avevamo iniziato una pratica di improvvisazione di gruppo spontanea, senza scrittura nei progetti, dove persino era prevista l'assenza del pubblico per non rischiare di creare un prodotto da concerto. Quindi proprio questa è la radicalità, no? L'avevo chiamato happening integrale. È un happening integrale cui viene raccolto, come dire, il nocciolo di questo stimolo proveniente dal concerto di free jazz, no? Il vitalismo, cioè la vita deve prendere il sopravvento sul fatto musicale in sé stesso. Altri aspetti di questo atteggiamento di verifica e di indeterminazione, che vanno appunto, sono uno un po' lo strumento dell'altro, lo troviamo anche in un'altra composizione, diciamo, della prima fase, che è Prove concertanti, no? In cui oggi diremmo la struttura
l'orchestra accompagna nell'orchestrale la sua struttura organizzata e la sua struttura anche gerarchica viene sottoposta a uno stress test, diciamo. Ecco, mi rendo conto che, anche così cercando di riflettere un po' sul suo itinerario, alla fine mi rendo conto che continuo a parlare di Francesco Hoch riferendomi soprattutto alla fase iniziale del suo lavoro, no? Però mi sembra che sia importante ritornare a questo periodo, che tutto sommato non è lungo, è abbastanza breve, però per ricercare il senso di quello che viene dopo. E sono 2 anni, no? Secondo la periodizzazione che lui stesso ha proposto, è un periodo che si intitola Attorno all'indeterminazione. Allora, dopo, come dire, aver un po' accennato, inquadrato questo momento, questa fase iniziale, che però è per me è fondativa di tutto quello che viene dopo, possiamo cominciare, diciamo, a fare un certo senso un po' un balzo in avanti, e non verso una fase particolare, ma verso un aspetto, un balzo forse di lato lo facciamo, verso un aspetto che mi è sempre incuriosito del suo lavoro, che è un aspetto molto peculiare rispetto anche ad altri compositori, non solo compositori, ma anche artisti in generale. Un aspetto curioso, cioè il suo atteggiamento classificatorio, no? Ne abbiamo già parlato diverse volte insieme. La maggior parte degli artisti, in qualche modo, per necessità riflette sul proprio lavoro, lo deve fare costantemente, perché soprattutto quando un artista si pone degli obiettivi di carattere anche parzialmente sperimentale, deve continuamente verificare il suo lavoro. Molti compositori delle avanguardie, quasi tutti i compositori delle avanguardie, hanno continuamente ripensato il loro linguaggio a partire dalle risultanze di un'opera precedente e via così. Però più raramente hanno sistematizzato questo lavoro, no? Oppure l'hanno fatto in un modo cursorio, così non sistematico. Però invece la cosa è diversa. Ha amato diciamo, definire e chiudere in fasi dotate di un loro titolo, di una loro concettualizzazione, tutto il suo lavoro. E questa cosa è stata fatta, questa operazione è stata fatta in rapporto a due elementi, a due necessità, a due bisogni. Uno, vabbè, la necessità di verifica, che abbiamo già detto, no? Di propri strumenti. L'altra però è la necessità di tenersi sempre sincronizzato, no? con il presente, mentre questo presente muta, cioè non è un presente vissuto così come un flusso indifferenziato. È un presente che muta nel suo significato proprio sociale e culturale. Allora, richiamo un po' qui questi, anche per dare un'idea del suo lavoro così nel suo complesso, nel suo insieme, ma però commentando un po' anche il tipo di periodizzazione. Allora, Attorno all'indeterminazione è il momento che abbiamo descritto finora. Poi c'è una ricerca polidirezionale, come la chiama lui, che parte dal 1970 e dura 5 anni. C'è un ritorno alla scrittura, un'incorporazione, diciamo, dell'informale in nuovi diciamo, ordini, così, i nuovi strumenti per comunicare, diciamo, la propria intenzione all'esecutore. E poi c'è un momento veramente centrale, che è quello della musica figurale, che è un momento di maturità che avviene, che si conclude, diciamo, attorno agli anni Ottanta, cioè la ricerca, appunto, dice lui, della trasparenza nella dialettica tra particolare e generale in funzione linguistica, ma come metafora di una nuova società, no? Qui c'è ancora l'orizzonte di una trasformazione sociale che si cerca di tradurre in un vocabolario musicale. Poi c'è un'altra fase che si chiama Ostinati variabili, che occupa l'inizio degli anni Ottanta,
in cui dice appunto, accanto a sezioni trasparenti, prefissate, diciamo ereditate dalla fase precedente della scoperta o della riscoperta della figura, vengono presentati momenti lasciati a una più ampia fantasia del momento, più variabili, che sono un aspetto, come dire, se lui di sfondamento, di trasgressione di un progetto generale. Poi c'è un momento che lui chiama tempo della dissoluzione, dove strutture si dissolvono fino all'isolamento di un singolo elemento nelle vicinanze del precipizio sul vuoto, sul nulla. Chiaro, queste definizioni, l'idea di un precipizio, di un vuoto, sono date a posteriori, quando questa fase naturalmente è terminata, perché la fase successiva è una fase per l'appunto di silenzio, cioè in cui la sensazione di essere un po' sull'orlo del niente che arriva al termine di questa fase di strutture messe in crisi si materializza nel non far niente, nell'attendere che qualcosa accada e nel riflettere su quello che è stato. E poi qui arriva diciamo la fase più calda, secondo me, nonostante gli inizi, è la fase più problematica, che è quella delle opere postume, dice lui, che sono segnate dalla riflessione sulla morte della speranza, sulla sua storia e la memoria di ciò che la precede. E dopodiché c'è una fase che si chiama impietoso presente, ma su questo torniamo dopo perché, ma qui lo anticipiamo un attimo, perché se noi analizziamo tutte queste fasi vediamo che durano 2, 3, 4, 5 anni, sono scandite in modo più o meno regolare, però con il postumo succede qualcos'altro, perché il postumo è una fase che, se uno pensa anche all'ordine del tempo della vita, è una fase che corrisponde a tutto ciò che precede, quasi alla somma quantitativa di tutte questo fermentare, questo alternarsi di cose, no? E ricordo appunto che abbiamo parlato una decina d'anni fa, in occasione di un'altra cifra tonda, abbiamo dialogato in una forma di articolo che ha preso forma di un articolo pubblicato sulla rivista Dissonanze, e in cui appunto cercavo di chiedergli perché assegnare un concetto chiave, un motto, e perché questo atteggiamento classificatorio, che invece di solito è proprio di chi osserva il processo creativo, non di chi c'è dentro, no? E osservavo una cosa che lui mi diceva essere stata un po' una sorpresa per lui, che questi concetti che caratterizzano le diverse fasi del suo lavoro fanno riferimento a due cose, a due ambiti diversi. Uno sono delle caratteristiche di artigianato, delle procedure, no? L'indeterminazione, la figura, l'ostinato, mentre invece negli altri sono più atteggiamenti di poetica o di reazione, di sensibilizzazione al contesto esterno, la ricerca, la dissoluzione, il postumo, no? E lui mi risponde così, dice: mi sono sempre posto il problema del senso del mio agire in rapporto con la società, e la riflessione sul mio lavoro è sempre stata spontanea. Accorgendomi di lavorare per un certo periodo in una certa direzione per poi cambiarla, ho voluto appunto verbalizzare questo collegamento in modo sintetico. Le fasi sono collegate da una necessità interna, possiedono una conseguenzialità, però l'osservazione su queste due caratteristiche, no? Di poetica e di tecnica, mi sembra che i termini tecnici siano stati utilizzati quando urgevano concetti compositivi nuovi come proposto per un nuovo linguaggio, quindi rivolti alla prosecuzione della storia e proiettate verso il futuro, e quindi stanno a denominare la mia musica figurale come periodo centrale, sulla quale appunto lui ha anche riflettuto parecchio. E a parte l'indeterminazione della prima fase, tutti gli altri termini più descrittivi stanno prima o prima del figurale o dopo, perché privi di valenze tecniche precise,
in riferimento semmai a quelle già sperimentate come ricordo. Allora, queste osservazioni che sono di 10 anni fa e motivo di credere che siano ancora attuali, confermano quello che ho sempre pensato, cioè che la cesura più importante nel fare, nella pratica di Francesco Orsi, è stata quella che ha concluso la fase iniziale di critica attiva, appunto giovanile, in senso non soltanto anagrafico, legata alla mobilità, all'incertezza delle forme verso la scoperta della figura, come si diceva all'inizio, no? È interessante, per esempio, come leggevo in un'intervista della fine degli anni 70, che lui la chiamasse neofigura, mettendola in relazione all'informale, appunto il tentativo di rendere trasparente l'informale, come se questa cosa stesse nascendo, come dire, fosse un parto dall'informale, qualcosa che viene fuori, si fa strada attraverso un ribollire caotico di materiale. E appunto questa figura, secondo me, ma credo che lui sarà d'accordo, che rimane un po' il fondamento stabile di un vocabolario che conosce molti assestamenti, ma che diventa appunto vocabolario. C'è una composizione che anche personalmente mi piace molto e di cui vorrei che poi alla fine di questa chiacchierata ne ascoltassimo almeno un estratto, ed è un pezzo del 72-74 che è nella fase intermedia, ancora prima della scoperta della figura, che si chiama Riflessioni sulla natura di alcuni vocaboli. E appunto appartiene a una fase precedente, però si sente proprio qui in la transizione, cioè questo desiderio di superarlo l'informale, di vedere formarsi questi elementi più stagliati, definiti, quasi delle melodie, che come se volessero liberarsene, appunto, uscire dalla gabbia, scappare fuori per andare a formare delle figure più trasparenti, più stagliate. Ecco, qui secondo me c'è proprio la linea di passaggio che sta dentro le esigenze, come dire, dell'organizzazione della materia, che è un po' tutto quello che è un po' forse per me la costante di tutto quello che c'è nel lavoro di Hock fino a questa fase postuma. Io vorrei fare a questo punto una pausa, prima di tutto certe parole mie. Io vorrei farvi ascoltare perlomeno un estratto, almeno 5 minuti direi, di una composizione che ne dura circa un quarto d'ora, per poi commentare invece insieme a Francesco, lo inviterei poi qui, per affrontare, come dire, la fase postuma e la fase postuma della fase postuma, perché c'è una fase che lui ha denominato l'impietoso presente, che ormai è data da quasi 30 anni fa. E allora, dicevo, questi 30 anni sono una specie, non sono una stasi, no? Dopo che è stato detto tutto, dopo che è stato consumato tutto, cerchiamo di capire perché si fa ancora qualcosa. E perché si fa ancora qualcosa, io ho una mia risposta, ma la metterei a confronto con quello che invece lui ha da dire. Perché poi, se abbiamo tempo, mi rendo conto che l'ho fatta un po' lunga pensando di non averla fatta lunga, vorrei ascoltare un altro frammento di un altro pezzo che secondo me riflette bene questa fase, diciamo, questa fase di questo presente quasi sospeso nel tempo. Allora io farei ascoltare intanto questo pezzo, sì, Riflessioni sulla natura di alcuni vocaboli.
Mi ha detto tante cose adesso. Sì, ma sì. No, ma mi piaceva l'idea appunto di parlare di un compositore che non c'è più, nel senso che parlare con quello che invece c'è, perché abbiamo parlato di cose un po' lontane nel tempo, ma però Francesco è ancora qui che lavora e lavora da tanto tempo, molto assiduamente, producendo anche lavori importanti. Tra l'altro, non vuole essere una provocazione, non molto bonario, ma proprio mentre tu descrivevi e rappresentavi l'esaurimento, no? Con l'inizio del postumo, diciamo che era la fase in cui tu, diciamo, diventavi più eloquente e cominciavi a scrivere le cose più, se vogliamo, più articolate, anche dalle forme più sviluppate, cioè penso, non so, il lavoro centrale delle Memorie da Requiem, che sono un lavoro molto, molto articolato, che poi è la rappresentazione di tutto quello che viene prima, ma sto pensando anche ad altri lavori, non lo so, il Magic Ring per esempio, che è un lavoro, anche questo è un lavoro rappresentativo, è un lavoro, diciamo, metateatrale anche, oppure altre opere che sono più, magari non così complesse formalmente, ma sono opere sicuramente distese e che hanno anche uno statuto un po' particolare, uno statuto un po' ibrido, penso al percorso Novecento, per dire, ci sono tante cose che poi chiama in questione anche il tuo rapporto con la poesia, e se cominciassimo a parlare di questo non finiremmo più, perché sarebbe tutto un altro capitolo. No, quello che vorrei cercare di condensare insieme a te, naturalmente, chiedo a te un po' di farlo, è dare un senso a questa fase che tu hai chiamato dell'impietoso presente, del post-postumo, no? Allora, una mia osservazione, tu hai usato in modo molto astuto, secondo me, il termine postumo, lo hai sottolineato, sostituendolo a quello che chiunque avrebbe detto, che è entrato nel postmoderno. Ma il postmoderno non è una condizione che è tua, non è una condizione che ti abita, perché il postmoderno è l'accomodarsi in un caleidoscopio di possibilità in modo tutto sommato acritico, mentre invece tu vuoi mantenere un atteggiamento critico in tutto quello che fai dopo ciò che per te è la fine. No, vuoi ricordarcelo sempre, insomma, io credo che il postumo sia questo. Però nello stesso tempo, da parte tua mi sembra che si sia sviluppato in modo anche sereno, se vogliamo, il bisogno comunque di comunicare. Ma comunicare che cosa e a chi? Sì. Beh, non sono un vedovo allegro, ecco. Però un po' questo mi fa... No, il conto bene che ciò che viene dopo, in realtà, il dopo tutto, è che quello che c'è prima non viene negato, questo è il punto.
E quindi non è come quelli che i compositori, tanti artisti, ma la fase precedente è finita, morto, non ce ne parliamo più, anzi non so, Darmstadt finito, basta, non se ne parla più. Invece abbiamo citato bene questo caso, perché questo caso è uno dei più aperti compositori, altro che se realismo, no? Dove tutto è matematico, eccetera. Abbiamo tutto il Novecento che è molto aperto, è una delle fasi più creative in fondo di tutta la storia, direi, proprio così concentrata direttamente sul fatto creativo in generale. Per cui quando finisce un'epoca, come tu hai anche ben detto, che c'erano queste cose, queste tensioni, beh, si potrebbe parlare ancora un po' del prima, che ha fatto un po' scatenare anche questa cosa, che è il rapporto con Donatoni, no? Che è quello di avere avuto questo scontro di fronte a un atteggiamento del compositore nel mondo e anche dentro nell'opera stessa. E questo mi ha creato poi molto come differenza, cioè che per esempio ho scritto, facciamo un esempio per non ripetere, ho scritto un pezzo che si chiama C'è Carl e Carl, no? C'è Carl e Carl, che è un quintetto, cosa così piccola, però molto significativa, perché lì ho interpretato quello che diceva anche Franco Donatoni, che c'era questo scontro con materia e soggetto, no? Però non era mai dialettica nella sua, mentre io ho cercato di trovare una dialettica dentro che viene attraverso il pensiero di Marx e non, come hai giustamente detto, non come provocazione esterna, cioè come impegno, il famoso impegno sociale in cui facilmente si fa la canzoncina per fare qualche cosa, oppure una musica che vuole propugnare qualche cosa, ma invece un metodo, ecco, il metodo è, e questo mi avvicina un pochettino a Cage, stranamente, che Cage dice che la mia musica è un'applicazione o una forma dell'anarchia, e quindi è l'applicazione stessa di un pensiero esterno dentro nella musica, e quindi non è recitato, non è un'anarchia recitato, non è un marxismo recitato, oppure anche socialmente proposto in modo tale da avere il famoso agitprop, no? E quindi di avere una propaganda, di avere una cosa, ma è dentro nella musica stessa che deve esserci il pensiero esterno. Questo mi ha dato una ricchezza molto, molto grande, appunto, anche per dopo, cioè quando non riparliamo della dissoluzione generale, sia artistica e sia anche politica e economica, il mondo è andato da un'altra parte, da dove avremmo voluto, e possiamo anche dire che muore chi ha vissuto, perché chi non ha vissuto non può morire, e quindi ecco che questo atteggiamento era molto forte, quindi anche molto drammatico, però nello stesso tempo era possibile, e questo è appunto la non negazione di quello che è stato precedentemente, ma di valutare ciò che è un'altra riflessione su quello che è stato, su quello che è avvenuto. Per cui le memorie da Repe sono già memorie di una cosa, e quindi che questo è un grande affresco dove c'è tutta la storia, la mia storia, una certa storia della musica, dell'avanguardia, possiamo dire, fino alla sua dissoluzione. Quindi c'è anche
E lì riprendo anche alcune cose che tu avevi detto, sì, la retorica, no? La retorica, sono riuscito ad affrontare le cose retoriche e le cose anche kitsch, cioè quelle che mi sembravano che fossero prima un momento da scartare, no? come la tradizione romantica era prima, o come altri pensieri, dico degli esempi anche molto semplici, molto banali, come per esempio nel pezzo per due chitarre, cosa c'era da evitare? Era che la chitarra fosse una cosa spagnola, e invece avevo superato già anche, come anche il pensiero di scrivere un pezzo per pianoforte, ma con tutta la storia del pianoforte, dei pezzi per pianoforte, cosa scrivo? E finalmente ho scritto un pezzo per pianoforte che si chiama Endlich, cioè finalmente un pezzo per pianoforte, oppure nel pezzo per due chitarre non ho evitato il rascheato, cioè ho utilizzato anche questi elementi che sono tipici, sì, proprio idiomatici, che danno veramente questa anche ricchezza, cioè era la possibilità del dopo, era la possibilità di affrontare, è vero, come nell'epoca susseguente a questa, e quindi che io ho chiamato postumo, ma era la possibilità di prendere sì tante cose, ma non di fare il popurrì, ma di fare una differenziazione di tutti questi elementi e di combinarli in un'altra maniera, che sono decontestualizzati, e quindi c'è, dopo la radicalità, c'è la possibilità di nuovo di articolare in un'altra maniera tutto quello che è stato fatto prima e di avere una fantasia più aperta, una fantasia più libera, meno direzionale di come l'ho avuto prima, come hai detto prima, in queste fasi, ma dove rimane l'apertura di fronte a tante cose. Allora, cosa succede? Ho fatto il percorso 900, un altro tabù che sono riuscito a togliere dalla testa, affrontare la poesia vera e propria, cioè avere un grande terrore di utilizzare la poesia fatta, finita. Dante non l'ho mai messo in musica, comunque, perché è talmente forte, talmente così. Però ho preso tutto il 900, ho fatto il percorso 900 proprio da Marinetti fino su a Palestrini, a Salvinetti, eccetera. Ecco, quindi sono riuscito a sviscerare, dicevo, nel rapporto con la poesia, per dirne solo una, con la poesia, se io affronto una poesia non posso, perché quando si mette in musica una poesia la si distrugge, cioè la prima cosa è che si toglie qualche cosa, si toglie, perché se si prolungano le vocali o le consonanti, tutto il testo va a finire, insomma, niente, ma bisogna poter aggiungere qualcosa, cioè ricreare qualcosa di nuovo che è diverso da quello precedente. Quindi, ecco, affrontato per questo 900, ci sono anche persone presenti qui, perché il testo da consumare è stato scritto da Gilberto Isella come prima del 68, e quindi ecco che si trova lì, oppure ecco, anche prove concertanti l'ha diretto Marc André all'orchestra, che era il primo pezzo fatto qui a Lugano con l'orchestra. Però per tornare all'apertura, no? Per tornare all'apertura di questo essere dopo, poi ci sono anche, diciamo, delle cose che magari qualcuno dice, il rapporto con la vita individuale, no? Sì,
è certo che è successo anche che dopo un po' di tempo avevo più spazio perché non insegnavo più, per esempio. E allora lì era possibile avere, ecco, dal fatto di avere più tempo e quindi di poter fare i salti laterali. Io li chiamo salti laterali, quelli tutti in questo percorso, per cui accettavo cose diverse, molto differenti l'uno dall'altro, e riuscivo a mettere insieme tutta la mia esperienza precedente. Cioè non l'ho eliminata l'esperienza, l'ho accennata, no? Ho messo insieme tante cose di tipo diverso, per cui ho accettato e venivo stimolato anche dall'esterno. Ci sono un piccolo aneddoto, si può, no? È proprio questo. Un piccolo aneddoto. Cioè, perché, ecco, a Berlino mi siedo nella metro e si siede accanto una signora con una partitura grande così, incollata su un cartone, e dico: scusi, ma lei suona questa musica? Ho visto subito che è musica contemporanea. E lei dice: ah sì, io sono flautista e io sono compositore. E lei mi dice: beh, ma non ho scritto un pezzo per flauto? No. E allora, es ist Zeit, è ora. E io ho scritto es ist Zeit, sono venuto a casa, ho scritto es ist Zeit, no? E ho elaborato quindi anche cose per flauto, sono andato a cercare i flautisti per sperimentare anche con i flautisti in modo nuovo, perché figuriamoci tutta la letteratura con Gazzelloni, eccetera, che c'era. E ecco, mi sono tolto da questa, diciamo, da questo complesso. Io li chiamo un po' i complessi che ho tolto. Un altro complesso era, per esempio, i mandolini. Guarda un po', l'Isola dell'Amore è fatto con un'orchestra di mandolini, non solo mia mamma suonava mandolini, eccetera, e quindi viene fuori da questa. C'è una tradizione, cioè, l'orchestra al flettro, cioè. E l'orchestra al flettro, quando mi ha chiesto Gabriele Quadri di fare su, ho utilizzato l'orchestra, e quindi cercando di utilizzare tutti i modi di suonare, quindi di metterli insieme tutti, no? Quelli più stretti, più. Poi un'altra cosa era che la mia musica stava andando sempre più verso una musica di immagini. E quindi ecco perché mi è fuori di teatro poi. Ed è sempre più vicino alle immagini, quindi anche qui c'era un testo un po' baroccheggiante, e allora dicevo: guarda un po' che interessante, perché ci sono dei madrigalismi, no? Ci sono le possibilità di utilizzare immagini che con i mandolini sarebbero stati molto belli, quindi proprio di questo tipo. Il mio editore, su Interpol, quando l'ho letto: vieni a sentire il pezzo per mandolino, quello che con l'orchestra di mandolini, che poi era un'orchestra magnifica, abbiamo sperimentato insieme, perché poi ho sperimentato con musicisti, quindi con tante cose. Abbiamo fatto anche una versione per balalaiche a San Pietroburgo, che era una cosa magnifica. Le balalaiche di San Pietroburgo a prima vista leggevano cose incredibili, e si improvvisava anche lì. Ecco il ritorno dell'improvvisazione, il ritorno dell'apertura, della chiusura, delle simmetrie, delle asimmetrie, e quindi anche l'armonia, non stiamo ad entrare, ma l'armonia che già qui, dove tu hai scelto lì, c'è dentro, certo. C'è dentro un accordo, una triade che da lontano però è dentro, è decontestualizzata, completamente fuori dal linguaggio, no? E quindi, ecco, e quando appunto il suo voi diceva: ma viene a sentire, ma no, ma queste smandolinate napoletane, ma come vuoi che venga? Vieni a sentire e vedrai che non è una smandolinata napoletana. Ecco, questo per dire anche poi.
Ecco, poi c'è l'elettronica, certo. Perché l'elettronica. Sì. Cioè, tu hai cominciato con lo studio di fonologia. Studio di fonologia, tagliuzzare, rincollare quelle cose, eccetera, eccetera. E sono partito dal rumore, non tanto dalla serialità, ma dal rumore. Mi interessava molto Don Antonio perché era vicino al rumore, cioè anche se non producevano rumori gli strumenti, ma quando si intrecciano, si mettono insieme così molto forte, si produce un rumore, è rumoroso o quasi rumore. Uno dei primi pezzi però che mi veramente, non tanto il design del Yuning, è che è un po' un pretutto. Però quello che mi ha dato poi veramente un senso per poter comporre, dico, voglio comporre come Pendereschi, Treni, alle vittime di Hiroshima, si chiama così, no? E quello è fatto di cluster, fatto di cose, e quindi tutto rumori, e quindi molto molto aperto, e quindi da lì sicuramente mi ha dato questa possibilità di lavorare con i rumori più che con le serie, quindi proprio un informale vero, cioè quello con la serie ha prodotto l'informale in realtà, la serialità, e quindi cioè, a furia di serializzare tutto è diventato l'unica cosa con la serie. Ho fatto uno studio con Donatoni per pianoforte, il Weber, dove c'era un calcolo astrale assolutamente terribile. Rifacciamo, vediamo se riusciamo a fare. Non siamo riusciti a fare quello che ha fatto Weber, era una cosa impossibile. Però dopo gli abbiamo chiesto, ma noi vogliamo fare qualcosa di più nuovo che non Anton Weber, vogliamo fare qualcosa di nuovo, perché non ci porti le sue cose, non ci ha portato le sue cose, non ce le ha portate, perché le avevo sentito prima all'Angelico, mi aveva fatto Puppenspiel, e quello mi ha impressionato moltissimo. Dopo Pendereschi, Puppenspiel all'Angelico era un concerto assolutamente straordinario, dice, ecco, questo io lo voglio comporre anch'io, mi piacerebbe sapere come si fa a comporre questo. E quindi tutto questo si viene messo insieme con l'elettronica, ecco, cominciando con il Magic Ring, quindi la borsa. Allora, in mezzo ai salti laterali, che ho fatto tanti, quindi ho fatto un sushi bar. Non so. Ho fatto un sushi bar dove, ecco, c'è ancora Berlino, perché Berlino ho visto che il sushi, c'era questo bar che, dove giravano e allora mi è venuto in mente quando un allievo del conservatorio qui veniva al conservatorio, prima non c'era niente, musica nuova non si poteva fare, e quindi solisti niente. E qui c'era una cantante che doveva fare un diploma, una giapponese. Allora cosa scrivo? Che mi ha detto, scrivo sushi bar. E con sushi bar lei ha cantato tutti i tipi di sushi, che ho scritto, mi sono informato, perché non mangio il sushi, e mi sono informato, hanno cantato tutto il sushi, una violinista che gira da un microfono all'altro a fare il trenino, no? E poi lei prima arrivava con la maschera, non c'era ancora il Covid, e quindi la maschera l'aveva portata già, perché i giapponesi portavano già la maschera, quindi ha tolto la maschera, ha cominciato a cantare, e alla fine deve essere schifata quindi canta, ma alla fine poi risulta che in realtà lei vende il sushi giù in città, ma non le piace il sushi. Ecco, quindi un salto laterale così, no? Un salto laterale, anche un altro, su Gentile Vito, per due violino e violoncello vedevano a
abbracciarsi, suonare sopra, sotto, si incontrano, se ne vanno. Il fiore di pietra, ho fatto un lavoro con Botta sul suo fiore di pietra, scoprendo che c'è un canale in mezzo d'aria con la scala che sale, e dove non si vede la cima e nemmeno il fondo in basso, però si sentono i suoni. Non ci si vede, ma si sente. Quindi c'è un'acustica magnifica che naturalmente non aveva fatto, anzi poi Botto mi diceva: io di solito al centro ci metto una bella parte aperta, grande, come tutte le sue. Invece qui mi hanno detto di restringerla, è rimasto questo che era il filo conduttore di tutta la musica. Io ho scritto appositamente per 8 strumenti, c'era l'ottagono, eccetera, non sto a raccontarle tutte, e ecco, questa era un'altra possibilità. Oppure a Lugano ho inaugurato all'HAC la grande hall, che non era stata pensata proprio per niente per fare dei concerti, e io dico: ma qui è meraviglioso, no? La sala di concerto cos'è? Poco o niente. E allora ho scritto appositamente per la hall, dove si canta, si canta, suona percussioni in bassa, ma si canta in alto sui vari piani e anche dietro i muri, dove i corridoi, e facevano come all'interno, per dire che insomma cambia il suono, no? come che sta dietro e poi rispunta davanti oppure sale l'ascensore, e quindi è utilizzato tutto lo spazio. Ecco un'altra esperienza dello spazio, come anche quello del generoso, e lì si muoveva il suono, non avvorrisco un pochettino queste elettroniche che fanno gli spazi così per conto proprio, ma invece qui lo spostamento del suono era fatto da persone che si muovevano, e come si muovevano, non a piedi che era lentamente, ma hanno preso un biciclo e si sono spostati velocemente sopra e sotto, sono scesi, quindi utilizzando lo spazio e muovendosi, quindi il suono che si muove nello spazio. Le cose centrali, ci sono le cose laterali, così sì, io dico i salti laterali, ho fatto anche la musica sacra. Allora, ha vinto un premio ma non è mai stato eseguito. Comunque, qui no, è stato eseguito a Berna. Comunque, le altre cose c'erano, a parte le cose laterali che erano diverse ancora, ma c'erano le cose di nuovo centrali, cioè c'erano delle cose forti, centrali, che erano lavori grossi. Ecco, The Magic Ring è una cosa grossa, perché è stata fatta a Freiburg del Breisgau con l'elettronica, dove ho lavorato loro a lungo, e ho lavorato per mesi al centro con Richard, e il centro era di nuovo, a un certo punto dico: ma io dove sto di nuovo? Cioè in mezzo a tutti i salti laterali, no? Tutte queste cose che erano divertenti, che erano aperte, che vi creava nuovi stimoli, nuove possibilità di combinare tutto quello che avevo fatto senza inventare chissà che cosa, perché tutti oggi pensano di inventare tante cose, poi in realtà non fanno che prendere altro. Io so che prendo. Quindi la memoria, è importante la memoria, perché non è il dimenticare quello che si è fatto, no? Ma è il riprendere, il ristrutturare, il
e rimettere insieme in un'altra maniera e dando un altro significato anche per, e quindi nel Magic Ring naturalmente il titolo in inglese è l'unico titolo inglese, l'unico, perché nel Magic Ring la borsa è tutta inglese, tutta la si parla inglese, e allora lì c'è questa ecco, ho fatto molto, ho lavorato molto quelle un po' dritte ancora, no? Quelle un po' dritte, senza ho lavorato molto su quello che avviene di nascosto. La borsa è nascosta. La borsa lavora di nascosta. Non vedi un granché, e però è il cuore della nostra società, è quello che fa pulsare la nostra società, e tutto passa dalla borsa. Vabbè, non sto qui a dire come tutto passa dalla borsa, però il centro era questo, e quindi ci sono gli speculatori dentro nella borsa che lavorano e fanno lavori praticamente nascosti. Una volta dicevano i numeri così, poi è passata l'elettronica, e quindi ecco, l'elettronica era importantissima, e quindi per quello che ho messo l'elettronica, non l'elettronica così, prendi un po' l'elettronica tanto per fare un po' di moderno, fare così, no, ha un senso l'elettronica in questo pezzo, perché è fondamentale. L'elettronica è quella che ha creato il mondo zero, cioè ha creato lo spazio zero, perché tu mandi i soldi a distanza di 2 chilometri o di migliaia di chilometri, è uguale, è la stessa cosa. Anche il tempo zero, perché hai un tempo di mezzo secondo, non so, e gira il mondo, e quindi hai questo mondo che è veramente, che nessuno di noi mortali ha mai cercato, nessuno ha mai cercato un mondo di questo tipo, ma è stato imposto. E quindi ecco, questo lavoro dietro sul Magic Ring, un'altra cosa, la più nascosta di tutte, è sicuramente il processo di Kafka. Io ho fatto il processo di Kafka, Iose scappa e ritorna, nel processo di Kafka abbiamo veramente un potere dove non si sa dov'è, no, sfugge completamente, è sempre nel vuoto, si gira nel vuoto, le parole poi, quelle di Kafka, sono realistiche, incredibile, realistiche, di un realismo fortissimo, e però tu trovi questo mondo che va nel vuoto, però sei sempre colpevole. La colpevolezza quindi che gira il mondo da parte di non si sa chi e quanto non si sa. Quindi ecco, questa è un'altra opera fatta con attori e cantanti, così, ecco. Ce ne sono ancora altre cose, c'è l'ultima opera che è 12 anni che ho scritto, il poeta Roberto Bernasconi, che abbiamo fatto 12 anni insieme, ha avuto la pazienza di lavorare con me, ed è si chiama Le allegre danzatrici di Falstaff. Le allegre danzatrici di Falstaff, che hanno a che fare con, naturalmente, con Shakespeare e con Verdi, e dove Falstaff è un grande, sì, non è quello che manda in giro solo i bigliettini d'amore, ma è quello che compra il mondo intero, e quindi che poi a un certo punto inciampa invece proprio nel mondo femminile, ingannando il mondo femminile, volendolo comprare, e dove ci sarà la grande vendetta. La grande vendetta sarà del mondo femminile, e anche
di fronte a tutto quello che Falsa pensava di operare con dei robot, ci sono i personaggi, ci sono robotto e robottina, la figlia che poi è innamorata, non stiamo a raccontare, però ci sono i robot che sono fondamentali per collaborare con Falsa, per comprare il mondo intero, e c'è anche l'alter ego di Falstaff, che è Falstaffo, però Falstaff ha un suo ego così grande, 12 anni fa, sembra qualcosa che è successo poi dopo, così grande che licenzia tutta la tecnologia, quindi tutti i robot, tutte le il mondo tecnologico, e anche il suo alter ego viene licenziato. E quindi da solo faccio tutto, riunisco tutto in un unico apparecchio, che succede, sta succedendo, un unico apparecchio che illumina il mondo intero, però anche quello lo distruggerà per conquistare il mondo intero. Non dico poi il finale che va in Oriente, eccetera, perché poi ci sono cose, ecco, che vanno e che alla fine ancora ritrova il suo gruzzolo nonostante tutto, perché muore a Phuket, tra l'altro, che poi è un luogo, ecco, molto simbolico, nella spiaggia, e poi dopo avergli rubato tutte quante le ragazze per attraverso un mondo di sensualità che prima non aveva, e quindi gli fa scoprire la sessualità, eccetera, gli rubano tutto, sperando, e muore in un classico tsunami, e si reincarnano perché fanno parte di una religione che può dare questa possibilità, e quindi anche fuori da queste parti, perché in questo senso, fin quando poi ridiscendono, grande festa finale, però Falstaff non esce, non uscirà dalla scena, perché continuerà a cantare nonostante che che l'opera sia finita, sia terminata, e continua a cantare, gli altri escono e poi dopo lui continua a cantare la sua gloria, la sua eccetera eccetera, poi gli tappano la bocca e lo portano fuori. Ecco, questo per 12 anni, un grandissimo, perché abbiamo fatto un grandissimo lavoro, il tomo lì è lì. Questo è un destino comune a molte composizioni. Molte composizioni. E lì, sì, infatti lei è interessato, però vediamo. Beh, insomma, diciamo, è una fase che mi pare che abbia dato un'ottima dimostrazione di come, diciamo, questa fase postuma è piena di creazioni, è piena di idee, piena di possibilità e soprattutto piena di voglia di fare, di comunicare, di raccontare, anche perché appunto non abbiamo alla fine quello che mancava, l'hai scritto tu, ossia che c'è anche un bisogno di rappresentare, di drammaturgia, di raccontare anche. Sì, perché c'è anche il teatro, anche il teatro era tutta una scommessa, anche così, perché i primi teatri erano dei caleidoscopi, non erano dei teatri veri proprio, erano dei caleidoscopi dove c'erano come Leonardo e Ugand Tervain, certo. Era un caleidoscopio tra il pensiero e il mondo di Leonardo da Vinci, con Ugand Tervain, grande protagonista di Max Frisch, di Leonardo, di Ugand Tervain, mein Name ist Ugand Tervain, e lì diventa un caleidoscopio. Ecco, ma non c'è una storia. Mentre anche gli altri, ne hanno fatto quello, Passarelle TV e gli altri così, non c'è una storia vera, sono momenti, un po' come quella di Sartre, quella
del momento così. Mentre nell'ultima c'è una vera storia, questa è la novità, e anche dei personaggi che hanno un nome. Basta. Mentre le altre opere non ci sono, però. Quindi insomma, diciamo più di situazioni, no? Quindi non c'è neanche una storia che racconta, anche se è circolare, però racconta. Vabbè, allora attendiamo la messa in scena con molta fiducia. Sì, io ringrazio anche che avevamo appunto questa possibilità di poter raccontare queste cose, indicarvi e così, ecco, a tutti gli amici che sono venuti. Sono molto contento di averlo incontrato così. Beh, insomma, è stata anche un po' una mise à jour del tuo lavoro, mi pare. Non è stato anche, solo. Sì, certo, non era solo. Non è. Qualche novità. Bene, allora. Bene. Grazie.